La pagina del Vangelo, oggi proclamata ed ascoltata, suscita nel cuore degli uomini e delle donne di buona volontà profonde riflessioni. Si parla della chiamata del Signore che compie verso ognuno di noi. Gesù ci invita a meditare sul significato profondo della nostra chiamata, del nostro voler accogliere la parola di Dio, che desidera incarnarsi nella nostra quotidianità affinché essa porti frutto e frutto in abbondanza. Dove nel cuore non si vive Dio come unico bene primario, dove nel cuore non si vive la fratellanza, la vera fratellanza, la parola di Dio non porterà mai frutto e mai sarà accolta. Coloro invece che mettono al primo posto il Signore e la fratellanza e combattono ogni giorno per fare la sua volontà e contro il proprio io si impegnano affinché la parola di Dio porti frutto, sono quelli che non solo con la bocca, ma soprattutto con il cuore, attuano le parole prima ascoltate. Ti seguirò, Signore, ovunque tu vada. A volte, davanti ad una scelta, davanti ad una chiamata particolare del Signore, che suggerisce cosa fare per seguirlo, non si è disposti a rinunciare a parte della propria umanità e della propria vita, rischiando così di perdere la propria vita in Cristo e quindi la vera grazia di Dio. La verità è che si vorrebbe vivere un compromesso tra la propria vita e la chiamata ricevuta, un compromesso tra l'io e il Dio. Ma l'io e Dio non potranno mai coesistere. L'io e Dio non potranno mai abitare nella stessa casa. Disse Gesù, le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Allora, chi vuole veramente seguire gli insegnamenti di Gesù, lo deve fare senza calcoli umani, abbandonandosi alla sua volontà per poter divenire sempre più perfetti nell'amore di Dio, verso Dio, e rinascere così dall'alto, nello Spirito. Chi ama veramente il Signore e ha compreso di averlo incontrato, di fronte ad una chiamata particolare, non dice: Signore, aspetta, concedimi prima di andare, o addirittura lascia che io mi congedi da quelli di casa, ma si abbandona alla volontà di Dio, svincolandosi così
da tanti legami e lacci che non consentono di amare e servire totalmente il Signore. Questo significa perdere la propria vita per ritrovarla in Cristo. Questo significa rinascere dall'alto. È questione di cuore. È questione di cuore e di volontà. Chi ama Dio ascolta il Signore ed i suoi suggerimenti in tutto e per tutto. Ecco l'esempio che la fanciulla di Dio, Maria Giuseppina Norcia, ha donato a tutti noi, incarnando nella sua vita le parole dette a Gesù. Ti amo tanto, mi affido a te, fai di me ciò che piace a te, sia fatta la tua volontà. Maria Giuseppina, nostra madre spirituale, vigila su tutti noi e grazie a lei oggi tanti hanno imparato ad amare sempre di più il Signore, rinascendo dall'alto e diventando odri nuovi. È da Maria Giuseppina che abbiamo imparato cosa significa mettere mano all'aratro e fissare lo sguardo sul volto di Cristo, senza mai girarsi indietro, così da vivere ed annunziare a tutti il regno di Dio. E così, oggi, anche il nostro pontefice Samuele, in comunione e in perfetta continuità con Maria Giuseppina, ci sprona ad andare sempre avanti nella certezza che in questo luogo lo Spirito di Cristo e lo Spirito di Maria vivono e ci proteggono. Il nostro Pontefice ci ricorda sempre che Dio va messo al primo posto e che nell'ordine le priorità che ogni cristiano è chiamato a vivere sono Dio, famiglia e lavoro. E tutti noi, con umiltà e con responsabilità, porteremo questo insegnamento a tutti gli uomini e donne di buona volontà, per fargli assaporare il celeste profumo di questa terra d'amore, dove il bambino Gesù è sceso dal cielo perché ha trovato il cuore puro di Maria Giuseppina, colei che ha detto sì e ha rinnovato ogni giorno il suo sì, quell'eterno sì, che ha permesso al Padre di poter realizzare la nuova Gerusalemme, dove il bimbo divino è sceso a radunare tutto il suo popolo in un solo vile sotto un unico pastore. Tra pochi giorni vivremo l'undicesimo anniversario del ritorno di Maria Giuseppina nel cuore del Padre e celebreremo in unione con il suo cuore la festa dell'obbedienza viva, la festa del rinnovamento del sì al volere del Padre. Vorrei oggi
insieme a voi ringraziare il Padre per averci donato Maria Giuseppina, che quel 5 luglio del 2008 non ci ha lasciati soli, ma nel Pontefice Samuele, suo figlio spirituale, ci ha stretti ancora più al suo cuore. Lasciamoci guidare dal cuore fedele di questa madre spirituale, dall'amore del nostro Pontefice Samuele, per poter vivere la nuova Gerusalemme e adorare in questa Santa Madre Chiesa Dio in spirito e verità, per vincere tutti insieme in Cristo, con Cristo e per Cristo, perché solo a Lui appartengono il regno, la potenza e la gloria dei secoli. In Maria, con Maria e per Maria, e così sia.